stiamo salutando, sì, mentre passano i fans, capito? Perché siamo in Piazza San Jacopo, il cuore di Arezzo, per fare Amaranto, la rubrica e salutano tutti. Arezzo che ha vinto, tra l'altro. Ha vinto, fa. E ha convinto. Ha convinto anche se prima però della. Vedo l'occhio un po'. Sì, vedi, ormai mi conosce. Ha convinto anche se prima della. Prima rete di Gori, bellissima, su un'imbucata di Cutolo, l'Arezzo ha rischiato un paio di volte, soprattutto in un'azione come al solito dalla fascia sinistra, un cross che ha trovato il centravanti della Pergolettese solo in aria, che ha colpito, diciamo, a colpo sicuro e ha fatto una grande parata a Pissardo, poi c'è stata un'altra punizione, cioè prima del vantaggio l'Arezzo un paio di volte ha rischiato. Quindi questo la solita difesa a manifestare che ogni tanto, spesso purtroppo, la nostra difesa si fa trovare impreparata, soprattutto che il mister si incazza, si può arrabbiare, il mister ha le sue ragioni, io dico quello che vedo e soprattutto quello che succede alla domenica. Anche questo cross, la difesa si fa trovare i due centrali impreparati e solo Pissardo ha fatto una grande parata, o meglio anche il centravanti, secondo me non è che ha colpito la palla in maniera perfetta, però dopo l'Arezzo ha giocato bene più di 10 minuti con un paio di occasioni importanti, ha raddoppiato con Cutolo, poi ha segnato Foglia, una buona partita, ho visto bene in mezzo al campo anche Tassi, insomma la squadra qui bisogna far passare, Leo, mi sa che... Prego, venga, si accomodi. Noi siamo qui, capito? Si vuole leccare, l'obiettivo. Dal punto di vista offensivo non abbiamo grandi problematiche, una buona prestazione anche di caso. Il problema, secondo me, è sempre la tenuta difensiva e anche domenica qualche scricchiolio l'abbiamo visto. Mentre domani cosa succede? Domani abbiamo una partita con l'Albino Leffe, ricordiamo che l'Arezzo... È una bella prova con l'Albino Leffe. Perché è una bella prova? Perché è una squadra, insomma, non è la Pergolettese. Vabbè, sì, però io l'ho vista anche ad Arezzo all'andata, una squadra alla portata di Amaranto. Sì, come? Proveremo a centrare il primo successo esterno, perché la squadra Amaranto è l'unica squadra del girone che non ha mai vinto fuori casa. Anche perché con qualche vittoria esterna possiamo rafforzare la posizione delle prime 6-7 squadre del campionato, perché ora siamo proprio al limite dei playoff. Spero che almeno l'Arezzo, con questo organico, con questa rosa, possa arrivare nei primi 5-6 del campionato. Non pensi che poi i playoff ci sfiancano e dopo per il campionato dopo siamo messi? No, avete messo già il campionato dopo. No, io pensavo già là. Il Pisa hanno vinto i playoff e il Serie B sta facendo un buon campionato. Cioè, non lo prendi mai in castagna. No, Io spero che ci sfiancano i playoff, perché vuol dire che arriviamo in fondo. Bene, allora, grazie Maurizio. Prego. Come al solito, preciso e incontestabile. Grazie.